L'Alpenjoy di Innsbruck è lo zoo più alto d'Europa. A 727 metri d'altezza si possono ammirare più di 2000 animali di 150 specie provenienti da tutta l'area alpina. L'Alpenzoo partecipa insieme al Parco Natura Viva a progetti di reinserimento in natura di mammiferi della fauna alpina e nelle ultime settimane sono avvenute due nascite di gatto selvatico e lince europea. Essendo già raro incontrare questi animali in natura, rimane ancora più limitata la possibilità di vedere un esemplare appena nato di queste specie se non durante un controllo veterinario di difficile accesso. Noi di Linea Verde Orizzonti ci siamo riusciti. Questa è la nostra esclusiva dall'Alpenzoo di Innsbruck. Michael. Ciao. Ciao. Allora Michael, come mai un parco dedicato alla fauna alpina proprio qui a Innsbruck? Vedi Laura, questa è la nostra peculiarità. Noi abbiamo la più grande collezione di animali che vivono nelle Alpi o che vi abbiano vissuto in passato. Per esempio, nel nostro acquario abbiamo circa 50 specie della fauna ittica alpina, qualcosa di davvero speciale. Qui si riproducono anche linci, gatti selvatici, animali difficili da vedere anche in natura. È ormai impossibile vederli in natura, poiché estinti nel XIX secolo. Oggi però i visitatori possono osservare linci e gatti selvatici qui all'Alpenzoo di Innsbruck. Inoltre partecipiamo a programmi di reintroduzione dei piccoli in natura. Questo ci rende molto felici. Proseguiamo il nostro giro, Cesare, grazie Michael, a dopo. Ciao. Il gatto selvatico è una specie quasi estinta in Italia, sebbene nessuno conosca con esattezza il numero degli esemplari rimasti. Cesare, quali sono le caratteristiche del gatto selvatico? Il gatto selvatico è un animale difficile da identificare rispetto al gatto soriano, ha dei dettagli molto minuti, le macchie sul muso, alcuni tipi di macchie sul dorso, la coda molto spessa, ma è soprattutto il suo carattere di vero animale selvatico che lo distingue dal gatto soriano. È un animale solitario? Molto solitario, molto elusivo e anche ormai abituato a muoversi di notte. Ma il suo grande rischio di estinzione è legato al fatto che si ibrida con le specie domestiche e questo rischia di far perdere un genotipo che ha impiegato milioni di anni a formarsi. Certo è un privilegio vedere dei cuccioli all'Alpenzoo. La lince è un felino pericoloso per l'uomo? Ma guarda Laura, io capovolgerei il concetto. L'uomo è stato molto pericoloso per la lince, al punto da portarla quasi alla soglia completa dell'estinzione. La lince è entrata in conflitto con interessi particolari perché si accaniva su prede che sono molto ambite dai cacciatori. E questo sicuramente è stato l'elemento scatenante di una guerra alla lince che l'ha portata a essere quasi totalmente estinta. Oggi la lince è un animale protetto? Oggi una lince è un animale che gode di una serie di progetti di conservazione e di reintroduzione in natura. Anche qui all'Alpenzoo, come nel Parco Natura Viva, si fanno grandi sforzi per poterla riprodurre in ambienti protetti e controllati, ma nello stesso tempo anche per divulgare al pubblico le meraviglie di una specie che per milioni di anni ha popolato i nostri boschi e che ha tutto il diritto di tornare a vivere nel suo regno naturale, così come i grandi carnivori del nostro continente. Andiamone a vedere uno molto grande. Oggi l'orso delle Alpi è un animale raro. Ritieni sia possibile una convivenza tra uomo e orso in un prossimo futuro? Io spero sia auspicabile questa convivenza. Certo non è facile e la cronaca recente ci ha dimostrato esattamente che quando l'orso entra in contatto con l'uomo spesso ha la peggio. Però questo splendido animale che ci ha accompagnato nel passato in fondo è giusto che ci accompagni anche nel futuro. Michael,
Ma perché proprio il gippetto o avvoltoio degli agnelli è il simbolo dell'Alpenzoo di Innsbruck? Vedi, Laura, questo bellissimo rapace si è estinto nelle Alpi, ma il successo riproduttivo avuto qui all'Alpenzoo ha permesso la sua reintroduzione in natura. Vi aspetto qui, nel regno della fauna alpina. Ciao!